tutti e bentornati sul mio canale. Il recipe di oggi vede la trasformazione di un abito e, facendo appunto, creando, approfondendo la scollatura. In passato abbiamo già utilizzato questo tipo di lavoro, ma andatevi a rivedere il video. È stato fatto per allargare il vestito, abbiamo ampliato la scollatura sulla parte posteriore dando appunto più margine, più movimento alla parte del, diciamo, alla circonferenza seno. Oggi invece andrò a creare, a scollare un vestito perché la cliente nello specifico mi ha chiesto questo tipo di lavoro, ma non solo. E vedendo il suo fisico, in questo caso appunto una ragazza con spalle importanti ma poco seno, abbiamo pensato, ed è una buona soluzione, che approfondire la scollatura slancia di più e in qualche maniera illumina di più la parte del décolleté. Scollatura, e il vestito, come vedete, ha una sorta di girocollo abbondante e io devo fare una scollatura a V. In questo caso avrei anche potuto ampliare la stessa, insomma il procedimento è lo stesso, si tratta solo di azzeccare il taglio. Scelgo la scollatura a V perché è più complicata nel realizzarla, per cui se riuscite a fare quella a V, figurarsi quella tondeggiante. Come prima cosa, questo è il punto di scollatura massima. Bisogna sempre ricordarsi di piegare il capo a metà per poter rispettare la simmetria, perché non c'è cosa più brutta che vedere il taglio a V della scollatura spostato. Quindi piego. Allora, io ho piegato a metà la scollatura per poter centrare il taglio. Premessa importante che il tipo di rifinitura che poi andremo a fare dopo il taglio dipenderà molto da quello che già c'è nel vostro vestito, e in questo caso io mi ritrovo un bordino, ma molte volte la scollatura invece presenta una fodera, quindi è doppiata. È chiaro che adesso devo darvi la soluzione inerentemente a questo tipo di capo, per cui anche noi rifiniremo la nostra scollatura con un bordino, però intanto taglio. Dicevo prima, piegato a metà in maniera tale da rispettare la centralità della V. Se il punto estremo è questo, è chiaro che voi dovete mantenervi più su. Se vi dà più sicurezza, segnate col gesso, misurate con gli spilli, insomma fate come vi pare, però senza dubbio dovete creare una linea, un segmento dritto. Io segno. Dopodiché, dicevo, si taglia lasciando un po' di margine, che è quello che ci servirà poi per attaccare un bordino. Vado. Allora, la scollatura è stata tagliata. Vi do piccoli dettagli prima di passare alla macchina da cucire, e per poi appunto rifinire il tutto in maniera tranquilla. Una scollatura molto abbondante a V, e come dicevo prima andrò ad attaccare un bordino all'interno, ma siccome ho tagliato e ho una parte vecchia di bordino, bisogna chiaramente scucire questa per poi mettere il nuovo bordino. Ci trasferiamo alla macchina da cucire. Bisogna, come prima cosa, raccordarsi al bordino esistente. Io vi do un consiglio per la scollatura: ho preso questo bordo in dritto filo, più che lo sbiego, potreste anche usare lo sbiego di raso, però facendo in questa maniera gestite meglio la cosa. Intanto tenetevi più lunghi per partire e bordiamo, attacchiamo il nastro appoggiato così con un'impuntura a vista. Trattenete il tessuto, allora non dovete arricciarlo, però quello che rimane deve restare più più deciso, più tirato, è il nastro, e date lentezza invece alla scollatura.
la punta, io ho fatto la pieghetta per far girare bene, fate anche un taglietto all'interno in maniera tale che vi permette di girare meglio il tessuto. Bloccatevelo al ferro se vi dà più sicurezza, perché adesso il prossimo passaggio è quello di ribattere dall'esterno per trattenere il bordo, e però se appunto volete o lo imbastite o lo stirate. E questo è il risultato finale, facilissimo come ben avete visto, quindi il taglio, il bordo, poi ripeto, ogni scolatura può essere rifinita in maniera diversa, alcune volte anche si ha anche la possibilità di girarlo come se fosse un orlino, in questo caso siccome era bordata la scollatura in origine ho continuato con il bordino, è cambiato il nostro vestito, diciamo che la scollatura si presta bene a slanciare la figura femminile. E anche per oggi il nostro video finisce qui, vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi al canale, state crescendo tanti in tanti e vi ringrazio sempre, e cliccate la campanella così vi informo ogni qualvolta un video è online, fate richieste e rispondo spesso alle vostre richieste, ce ne sono tante per cui siete in coda, insomma ci arriveremo a rispondere a tutti, e mettete mi piace e condividete, seguitemi anche sui social e ricordate sempre reshape your style.